Buongiorno amici e amiche, buon mercoledì 26 maggio 2021, oggi San Filippo Neri. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Marco, capitolo 10, versetti 32-45. In quel tempo, mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti ai discepoli ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete». Non sapete quello che chiedete. Gesù è abbastanza duro, ma onesto. La pericope di oggi inizia descrivendo i discepoli che seguono Gesù davanti a loro mentre salgono a Gerusalemme. Questa ascesa alla città santa simboleggia il cammino di fede che ciascun discepolo fa. Cammina cercando di raggiungere la santità. Segue Gesù per arrivare alla meta dei credenti, che è la vita eterna, la gloria in Dio. Ma succede che mentre i discepoli camminano si lasciano impaurire. La paura è tipica di chi non conosce quello che sta facendo, è tipica di chi non si fida di colui che segue. Il discepolo che ha paura non si fida davvero della sua guida, del suo Signore. E questa è una tentazione. Il maligno ci prova a infondere sfiducia in Cristo e lo fa per toglierci la pace. E poi continua insinuando pensieri futili, come fare a gara a chi sarà il più grande, avere la gloria, che poi non è certamente la gloria in Dio. Infatti il principe del mondo può solo mettere desideri mondani, e fa di tutto per ammantarli di fede. In questo senso dobbiamo leggere la richiesta: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Atteggiamento tipico di colui che vuole piegare la volontà di Dio alla propria. E tu nel tuo cammino di fede invochi spesso lo Spirito Santo per aiutarti a discernere le tue richieste, a vagliare i tuoi desideri che siano secondo la sua volontà e non secondo il mondo? Buona giornata a tutti!